Il giorno seguente lasciarono Kiva per intraprendere il lungo tratto di deserto che la separa dalla più famosa Bukhara. Fu durante questo ennesimo spostamento che Max socializzò con il quinto elemento. Com'è, bidona? Boris, barbuto come e più di Hemingway. Altrettanto cacciatore e buongustaio, tanto che i varani e le tartarughe avvistati tra Kiva e Bukhara fecero spesso capolino nei suoi sogni popolati di intingoli e brodini. Siete il nostro bambino! Abbracciami, Kiva, abbracciami! Divenne in pochi giorni la principale attrazione dei bimbi uzbeki, che lo seguivano affascinati dal pelo biondo e dal nome russo curiosamente abbinati ad un uomo latino. Hai capito? Siamo a Bukhara, stiamo tutti bene, c'è il sole! E hanno messo in due camere 7 letti, però abbiamo in una camera 5 persone, 3 sul letto matrimoniale e 2 sui materassi. Alloggiarono in una mezza pensione di nome e di fatto, in quanto l'altra metà era ancora in costruzione. Dopo aver contribuito a rendere più yankee le fogne locali, visitarono la città scelta dal leopardi per evocare il canto del suo pastore errante. Max si perse nel blu dipinto di blu di 100 moschee, gli altri si diedero le più sfrenate contrattazioni. Don't think, tell me your price. Don't think, tell me your price. My last price? 85. For together? For together. No. For $15, it's no problem for you. It's a problem for my friends. He's a little bit poor. So, he is a little bit poor. Okay? I say now, 75. It's a good price for you. 75. 75 is a good price for you. Last price 80. No, we go. No, okay. But you are mad. Okay. 75 is a good price. Remember, it's a. Okay, come here. Okay. Inutile sarebbe aggiungere che fu Vanzolla ad accaparrarsi i pezzi più pregiati, almeno per lui. Mentre Barrel e Braz si contesero con la più bieca delle piazzate, un colbacco, tristemente biondo. Ma lascia perdere, che non ne ho voglia, già che non ne ho voglia, su. Se dico che non ne ho voglia, non ne ho voglia. Non mi fare incazzare. Oh. Come mia madre, dici di no una volta, alla terza comincia a gridare. Dobbiamo fare roba. Una cena a base di spiedini di montoni, detti shashlik, consumata sotto i gelsi della piazza centrale, calmò gli animi ferini dei due tamerlani e conciliò il sonno di tutta la combriccola. Di prima mattina si misero in moto verso Samarkand, assai nota per la filastrocca di un cantautore meneghino, non altrettanto quale capitale del regno del conquistatore Amir Temur. Salam. 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 Salam aleikum. Salam. Durante il tragitto sostarono in una locanda dove Max conobbe meglio il più giovane del gruppo, Cody, una specie di human zoom che ha filmato tutto ciò che ha potuto, tant'è che la telecamera è diventata un appendice del suo braccio. E fu proprio il suo terzo occhio ad avventurarsi nelle cucine per documentare ciò che di lì a poco i loro stomaci avrebbero digerito, e cioè i somsa, grossi ravioloni pieni di carne e cipolle. Ripresa la marcia verso Samarkand, ricominciarono pure i raccontini dei suoi compagni, ai quali era ormai assuefatto. Si spaziò dall'intersoggettivismo ai film di Antonioni al nonanismo avanzato. Anch'io c'ho un modo non troppo standard, ma è... Dai, spiega. Cosa vuol dire quella mano? Lo muovo così, lo schiaffeggio in questo modo, praticamente. Ah, sì? Te lo schiaffeggi? No, beh, è un modo. Ma gli dici anche delle parolacce mentre lo picchi? Le riflessioni generate dalle tecniche masturbatorie di Brazza vennero interrotte solo dalla vista dell'enorme moschea di Registan. Erano finalmente a Samarkand e lo chauffeur li condusse ad una pensione dove alloggiarono per 3 giorni. Visitarono mercati, moschee e madrasse e fu in una di queste che il piccolo Brazza subì l'ennesimo affronto. Chiese a Boris di fargli una foto. Questo eseguì e poi gli lanciò la macchina sulla fronte, procurandogli un piccolo bitorzo. Non lo so, la lancio così a tutta velocità, da 6 metri. Brazza disse prima Dio, poi a Boris cosa pensava di loro, finché intervenne Barry, che prese a medicarlo con l'involucro di plastica di una cassetta che diceva essere sterile.
Ormai Max era parte integrante delle loro stupidaggini e capiva che una volta tornato a casa gli sarebbero mancate. C'era una signora davanti a me che aveva un cagnolino in braccio, no? E gli ho detto: signora, ma di che razza è sto cagnolino? Lei mi ha detto: è uno schnauzer. E gli ho detto: salute. Lasciarono Samarcanda per tornare a Tashkent, da dove avrebbero immediatamente raggiunto la valle di Fregana. Lungo il tragitto si rifornirono di benzina, non senza qualche rischio. Che succede? Si è staccata la pistola dal tubo. Si è staccata la manichetta? Che troia. Raggiunta la capitale uzbeka, furono letteralmente assaltati da un'orda di improvvisati tassisti, con i quali Francesco iniziò una gara al ribasso per un passaggio verso Kokand. One automobile, $20. L'asta fu vinta da Nicky e Lauda. Così Barrel aveva battezzato gli chauffeur, che in 4 ore li condussero nel cuore della valle, un enorme altipiano quasi ai confini con la Cina, cui sovrastano le sagome di montagne altissime e prive di nomi. Lì si sistemarono in un grazioso albergo molto liberty. Non ho acqua nel bagno, per il resto da verificare, comunque abbastanza bello. Azzardi anche il sacapelo? Sì. Ma è un vezzo mio, un capriccio, diciamo. Per avere quel senso di campagna nella piena tecnologia, nella modernità urbana. Anch'io ho fatto così. Mi piaceva sentirmi un po' in una foresta, in un posto un po' così, nonostante tutti i comfort forniti da questo albergo. Tutti i comfort. Vieni. Corridoio. Corridoio ampio, arieggiato, spazioso. Beh, è vero. Con uno scorcio di verde laggiù in fondo che comunica questo stinto di libertà, di sì, questa piacevolezza. Il giorno seguente raggiunsero la vicina Margiland, dove visitarono una delle tante seterie. Nella fabbrica c'era un puzzo greve e dolciastro che esalava dai paioli nei quali bollivano i bachi da seta. Delle donne li rimestavano, poi, con gesto rapido e sicuro, nacchiappavano manciate, estraendo il filo prezioso che andavano a collegare all'arcolaio. Alla fine tornarono a Tashkent, cenarono nello stesso ristorante dove Max aveva incontrato i suoi compagni di viaggio e quindi presero la via dell'aeroporto. Alla fine del nostro viaggio vogliamo regalare questo piccolo bozzolo del piccolo baco da seta a un nostro caro e piccolo amico, che anche lui è un po' baccato.